Seguiamo, adesso è il turno di Lorenzo Nicoletti che invito sul palco. Ciao Lorenzo, buongiorno. Ciao, ciao buongiorno, grazie dell'invito. E allora, Lorenzo è un ingegnere informatico che muove i suoi primi passi da sviluppatore alla fine degli anni Ottanta, iniziando con col BASIC eh, sul C64, poi passando allo studio con Pascal, C e C, come un po' quelli anche della mia generazione, per poi passare a Java, JavaScript e PHP in ambito lavorativo. È il CTO di Extera Digital Agency. Eh, che si trova nella Repubblica di San Marino. Il, la mission di questa, di questa azienda e di Lorenzo è quella di aiutare le organizzazioni nel processo di adozione dei PIM. PIM che adesso brevemente ci illustrerà eh, Lorenzo, ma lo scopo del suo talk non è tanto capire cos'è un PIM, ma quali sono gli strumenti che al suo interno mette a disposizione per fare operazioni di varia natura. Detto questo, lascio la parola a Lorenzo, che se ci vuole dire qualcosa in più anche del suo lavoro prima di iniziare. Poi eh, sì, volentieri. Uh, in realtà inizio, ho iniziato a sviluppare uh, abbastanza presto come, come gioco. Da, da piccolo mi piaceva smontare i, i giocattoli, poi era un casino uh, rimontarli, continuare a giocarci. No? Quindi, poi ho scoperto il software che se facevo una copia di quello che, che aprivo e scasinavo, poi con, potevo continuare a lavorarci e passano gli anni continuo a fare queste cose e poi a un certo punto cominciano anche a pagarmi per fare software quindi penso di essere eh, tra quelli fortunati benissimo allora lascio la parola a te per il tuo intervento e... allora condivido subito Ok, grazie Roberto del, dell'introduzione. Eh, oggi parliamo di Pincor. Eh, mi riallaccio anche al bellissimo talk che ha fatto Roberto, eh, che aveva una domanda di sottofondo: PHP è adatto ai progetti enterprise? Secondo me sì, e questo è uno dei progetti enterprise il menu di questa oretta tre quarti d'ora che abbiamo davanti. Breve introduzione di che cos'è eh, PIM, vedremo lo stack tecnologico, uh, modelleremo il data object, vedremo come eh, ci permette questo sistema di fare della, mh, eh, delle modifiche sulle immagini in tempo reale, come si lavora sul, sulla data ingestion, API GraphQL per la distribuzione delle informazioni e poi finalmente una parte di demo sul prodotto. Cercherò di fare il tutto senza scrivere codice PHP. Che cos'è PIM? Eh, vi porterò via un po' di tempo per tracciare il perimetro in cui collocare eh, Pincor. Eh, Product Information Management è una disciplina, ovvero un insieme di processi e anche tecnologie eh, che sono volti alla gestione delle informazioni di prodotto che descrivono appunto il prodotto dal punto di vista del cliente. Eh, tutte le aziende che vendono fanno questa attività, se c'è dietro una disciplina, questa roba qua si chiama PIM. Eh, come processi intendo eh, la parte di raccolta delle informazioni, il consolidamento che è costituito dall'arricchimento, dall dai workflow, eccetera, e la distribuzione di questi verso i canali di vendita. Come punto di vista del cliente, invece, intendo la, la promozione, la vendita, insomma, eh, tutta roba dedicata al, al marketing. Vediamo dove ci aiuta un, un software PIM. Uh, ci aiuta nella uh, creazione delle strutture informative ad oggetti, gestire le, le relazioni anche articolate, gli attributi di prodotto anche, uh, anche molto complessi. Ci supporta nella traduzione e nella localizzazione dei contenuti, soprattutto se abbiamo un mercato globale. Um, ci permette di eh, implementare dei flussi di lavoro di approvazione che garantiscono la qualità del dato, eh, ovviamente si integra con i sistemi informativi e abilita una pubblicazione multicanale. Perché è un software? Perché abbiamo un'unica fonte di verità? Eh, ci permette ai silos aziendali, a diverse business unit dell'azienda di lavorare insieme. Per consolidare i dati, per garantire la qualità del dato, per avere un'unica gestione del dato e una distribuzione multipla. E questo si traduce in una riduzione del time to market. Fine del, del pippone teorico. Guardiamo lo stack tecnologico. Allora, questo è il nemico da battere, cioè Excel è omnipresente in ogni organizzazione. Lo combattiamo con. Pincor, che è una piattaforma basata su PHP, grazie, se no non sarei qua, PHP, Nginx, eh, PHP 8, Symfony 5, come database mh, solo MySQL, nelle varianti anche MariaDB e Percona, ma no Postgres, no altro, solo MySQL. E dal punto di vista delle performance... Eh, Supporta Elasticsearch Search uh, fa ampio uso di Redis e Varnish nel momento in cui andiamo sul web. Uh, a livello di integration and delivery, ovviamente abbiamo uh, API PHP che ci permettono di scrivere uh, custom API o integrazioni spinte. Nel momento in cui dobbiamo andare sul web, abbiamo Twig. Uh, data hub di cui vedremo poi nella demo un esempio, ci permette la parte di integrazione in input ed in output. Esiste anche un modello di vendita di Pinker Enterprise con una serie di uh, altre integrazioni molto interessanti, molto costose. E <ride> out of the box. Ma non le guarderemo. A livello applicativo abbiamo appunto il PIM di cui stiamo parlando adesso anche altri interessantissimi eh, moduli non possiamo parlarne neanche um, in questo talk perché richiederebbero un approfondimento eh, per ognuno però sappiate che è possibile eh, gestire un shop una digital experience eh, possiamo definire un sacco di cose interessanti anche dal punto di vista del marketing ma magari se ne sarà eh, occasione la prossima volta allora, uh, data object e modellazione, ovvero uh, capitolo 1, ma parte 2, stiamo parlando del, uh, del consolidamento. Uh, che è poi la prima fase di un, di un progetto PIN. Cioè dobbiamo conoscere, entrare nel dominio del cliente, cominciare a strutturare il dato, capire chi fa cosa, quando, formalizzare i workflow. Um, i data object sono utilizzati in pincor per gestire qualsiasi tipo di dato strutturato e con questo poi andiamo a modellare le entità del dominio applicativo. Immaginiamo uno scenario che il modello, che eh, insomma, il dominio fosse eh, quello dei repository. Quindi eh, quali classi potrebbero eh, simulare questo scenario? sicuramente il nostro repo ma abbiamo anche l'utente che sviluppa e il linguaggio il developer molto semplice lo uh, modelliamo con un nome una foto ed una bio il linguaggio un nome una descrizione un logo ed un website ecco quando arriviamo sul repo uh, Cominciamo a vedere che i dati scalari non ci bastano più, quindi abbiamo un nome che sarà una stringa, un author che sarà uno sviluppatore, eccetera, eccetera, finché non abbiamo poi una uh, lista di, di contributors e una lista di linguaggi. In questo modo riusciamo a descrivere il nostro repo. E si lavora direttamente in piattaforma. Okay. Quindi uh, attraverso un'interfaccia grafica che è scritta in XJS andiamo a definire i campi, quindi gli diamo un tipo, una dimensione, eccetera, ma contemporaneamente andiamo a progettare l'interfaccia grafica e lo facciamo con un tool che appunto è scritto in XJS e produce un'interfaccia in XJS. Cosa succede quando premiamo salva? Uh, prima cosa la creazione della parte cruda, quindi uh, XJS, una bella interfaccia che possiamo uh, abbellire un po' come vogliamo. Non solo uh, vengono create anche tutte le API PHP per interagire via codice, quindi, se dobbiamo fare integrazioni particolari o fare delle lavorazioni. Eccolo qua abbiamo il nostro uh, codice si dovrebbe anche leggere, e, uh, per creare, per modificare, aggiornare, eccetera. Non solo, ma soprattutto, si occupa di creare eh, le tabelle e le viste del database. Qui abbiamo l'esempio di una sola classe, uh, non mi interessa che riusciate a leggere che cosa c'è scritto dentro, l'importante è che vediate la vastità di ciò che non dovrete fare. Eh, oltretutto questa è una versione semplice, ci sono modelli di, di dati ancora più complessi che generano ulteriore eh, altre tabelle. Andando nello specifico abbiamo la tabella principale, quella degli object. Qui dentro ci stanno tutti i data object del sistema, che siano prodotti, repo, sviluppatori, eccetera, quello che vi pare sta qua dentro. Ci sono le informazioni eh, generiche e comuni, metadati, quindi eh, gli ID di chi è figlio, eh, il, il, suo, il suo puzzle, la sua tipologia, chi l'ha creato, chi l'ha modificato e quando, quando è stato creato. Tutti gli indici, eccetera. Questa, eh, la classe Object Store, invece è dove vengono eh, salvati i dati piatti, quindi senza le relazioni. Questa invece è la tabella dove vengono appoggiate le relazioni. Ci sono eh, appunto gli ID, le tipologie e quant'altro. Questa tabella si chiama Object Query. E serve per fare appunto le, le ricerche pinkor la utilizza per quando abbiamo gli elenchi o quando dobbiamo fare dei filtri e le relazioni sono denormalizzate quindi sono sparate lì serializzate non lo vedete ma eh, c'è scritto da qualche parte che sono long text eccetera blob non mi ricordo ok uh, poi c'è una vista che non fa altro che mettere in join la ehm, a tabella precedente con quella degli object per avere lì sopra anche i metadati quindi quando è stato modificato un oggetto di chi è chi è il proprietario dove si trova nell'albero degli, degli oggetti ok uh, real time image processing cosa possiamo fare sulle immagini out of the box uh, abbiamo a disposizione una, un metodo per uh, descrivere delle pipeline di elaborazione che fanno cose. Uh, abbiamo un uh, software di face detection che identifica le, imma, le, le facce sulle immagini, ma poi avendo uh, appunto l'API PHP, avendo Image all'interno, possiamo fare uh, processi uh, custom sulle immagini, possiamo fare dei collage, scrivere... Uh, testi variabili sull'immagine, insomma, tutto quello che ci interessa. Inoltre, con poche righe di codice possiamo integrarci alla computer vision di altri, eh, Amazon, Google, Microsoft, chi, chi volete, tutto molto semplice. La pipeline di elaborazione, poi la vedremo, non è altro che eh, una serie di eh, trasformazioni con dei parametri che vengono... Eh, eseguiti al volo dall'alto verso il basso quindi quello che otteniamo è che abbiamo un'immagine originale e per esempio tre tipi di, eh, di conversioni cambiamo l'immagine originale l'output che ne esce ovviamente sarà cambiato l'immagine viene eh, renderizzata e distribuita nel nuovo, nel nuovo mondo quindi tutto molto 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 figo date in gestione Um, stiamo parlando quindi della uh, prima parte ovvero uh, una volta che abbiamo preparato tutta uh, la struttura dei dati eh, arriva il momento di collezionarli possono arrivare da uh, tantissime parti quindi abbiamo le immagini, i dati dal PML, dagli RP, a volte anche dal CRM e possiamo avere dati di vendita che ci interessa riportare sul prodotto perché e Poi ci facciamo dei, dei ragionamenti in, eh, in promozione, eccetera. Eh, quando iniziamo a lavorare sulla parte dell'ingestion, ovviamente eh, troviamo di tutto. Quindi eh, abbiamo l'API, ci sono dei file Excel, ci sono delle tabelle di frontiera, ci sono i file posizionali, ci sono i pizzini, ci sono i segnali di fumo, i sussurri nelle orecchie, eccetera, eccetera. Quindi Uh, facciamo la solita scena madre commerciali dicendo sarà una, una tragedia, costerà un casino, ma alla fine arriviamo qua e ci caviamo sempre gli zampetti. Per fare questo ci avvaliamo di alcuni strumenti che Pincor eh, ci offre. Pincor Data Importer che è un'estensione ancora del Data Hub che dopo vedremo. E c'è anche questo, questo altro prodotto che è Data Definitions, che è di, sviluppato da uh, una web agency uh, svizzera, VVision, eh, fatto molto bene, molto interessante. Sono entrambi simili nel uh, funzionamento. In poche parole si procede selezionando una sorgente, definendo la destinazione, definendo le strategie di resolving, location, creation e clean up. Si fa la mappatura dei campi. Si Uh, definiscono quali sono le pipeline di trasformazioni della sorgente per arrivare in destinazione, poi si dà uh, uno scheduling oppure si fanno eseguire immediatamente. Um, ovviamente sorgente, la tipologia di sorgente, ma anche le strategie, eh, le trasformazioni custom sono tutte eh, implementabili se quelle offerte non ci dovessero non dovessero essere sufficienti, sono tutte implementabili attraverso eh, dei servizi Symfony. Quindi andiamo a iniettare eh, lì all'interno eh, il nostro codice custom. Questa è un po' la filosofia di questo tipo di, eh, di, di prodotto. Abbiamo eh, tantissima eh, tecnica. E metodologie pronte all'uso, se non dovessero andare bene, il nostro sforzo come sviluppatori è quello di andare a uh, chiudere l'ultimo miglio con il nostro software eh, customizzato, che, però, è inquadrato in un'architettura in un molto, molto robusta, API GraphQL. Allora, ultima fase: quindi la uh, distribuzione. Ok. Quindi dopo che abbiamo centralizzato e consolidato tutte le informazioni, siamo pronti a distribuirle su tutti i canali, tutto quello che ci viene in aiuto. Ancora una volta abbiamo uh, Datab, che ci permette di esporre dei, degli endpoint GraphQL, sia in lettura che in scrittura, in maniera molto capillare. Eh, se abbiamo bisogno di un altro tipo di esportazione, ancora una volta il plugin di VVision, Data Definition, che esporta i eh, file diversi formati, CSV, JSON e XML. Ok, uh, finito con il pippone, passo alla demo. Vediamo un po'. Ok, dovrebbe vedersi. Perfetto. Allora. Ok, allora, per, uh, per dimostrarvi che questa roba qua comunque è Symfony, vi faccio vedere che qua c'è la toolbar, stiamo usando uh, Symfony 547 su PHP 8.1.3, quindi siamo aggiornatissimi. Allora, chiudiamo. Uh, ovviamente ho già iniziato a modellare i nostri oggetti. Abbiamo uh, gli sviluppatori. ecco qua. Um, abbiamo i linguaggi, ecco qua. Anzi, via go, rimaniamo su PHP. Ancora non ho creato nessun, uh, non ho creato ancora nessun repository. Uh, possiamo avere una, vis una vista in, uh, in griglia con tutte le con tutte le informazioni, ok? Anche qua quello che vi faccio vedere, ecco, magari. Okay. Eh, come si ottiene questa roba qui? Eh, si ottiene andando a utilizzare quello che vi ho fatto vedere eh, prima in, in demo. Ecco cosa succede. Allora, provo ad allargare un po'. Quello che stiamo facendo è eh, praticamente... praticamente lavi. Io utilizzando... Eh, questo strumento posso andare a creare dei, dei layout come, come voglio quindi aggiungo un panel eh, ci metto dentro il nome la bio e la foto tutto questo lo cancello salvo se vado a vedere di nuovo il mio utente ecco qua si è tutto uh, distrutto ok allora mh, lo ricreo quindi aggiungo una region ci butto dentro il mio panel a cui dico di stare nel centro e creo un panel per l'immagine a cui dico di starsene a destra Eccoci qua. Um, abbiamo poi la possibilità di uh, andare a uh, lavorare sugli asset. Chiudo tutto. Qui abbiamo un po' di asset, delle immagini, possiamo entrare uh, all'interno. Uh, abbiamo anche un editor tipo uh, Photoshop per fare delle correzioni uh, al volo, uh, il sistema legge le informazioni della fotocamera, possiamo aggiungere uh, delle informazioni custom, eccetera. La um, cosa interessante invece sono uh, le pipeline di elaborazione. Possiamo farle anche per il video, guardiamo sulle immagini. Allora, eh, possiamo fare una pipeline che chiamo verticale. Allora, eh, posso scegliere il formato ottimizzato per il web oppure vado direttamente su PNG. Eh, tra le altre informazioni che posso mettere, una cosa che mi interessa è rendere questa pipeline disponibile anche all'interno del dettaglio delle immagini e vi farò vedere dove eh, scelgo la trasformazione ho tanti tipi di eh, trasformazioni che posso applicare eh, uno molto interessante è, il, è la cover cover che taglia un'immagine alla dimensione che vogliamo senza fare eh, un stretching, senza eh, rovinarla lo fa partendo o da un punto focale, che poi vi faccio vedere, oppure se non abbiamo il punto focale, eh, dal centro. Quindi, il centro dell'immagine cerca di ottenere una immagine verticale eh, 200x400. Eh, volendo, gli posso aggiungere anche ah, vediamo, i bordi arrotondati, 50 pixel. E... 50 pixel okay. eh, in questo modo ho creato una pipeline come dicevo possiamo eh, crearne delle, delle altre uh, molto interessante che può essere utile è quella di un watermark okay. ancora una volta uh, mi piace il png come formato e la voglio nella lista Ancora una volta vado a fare una uh, cover questa volta da 640 x 480 sempre centrata se non ho impostato il punto focale, forzo la dimensione perché spesso questo serve, per esempio, immaginate a un um, piazza prodotti, qui dobbiamo avere tutti i prodotti quadrati, quindi forziamo le immagini in questo modo. Allora, uh, Watermark, comincio ad applicare dei loghi. Eh, la mia idea era in questo caso di uh, mettere il logo del GRUSP, il, il logo di Extra, e uh, applicare uno sfondo di gradazione, di modo che indipendentemente da che immagine abbiamo sotto, si riescano a leggere sia un logo chiaro che un logo scuro. Quindi allora. Uh... Trasformazione, aggiungiamo l'overlay. Allora aggiungiamo l'overlay e lo mettiamo in basso, senza scostamenti. Vado a prendermi il mio background, ok, e diamo un'opacità che potrebbe essere, va boh, di 30. Continuo ad aggiungere adesso il logo del GRUSP. Vado a riprendere. Ok. Allora, questa volta lo metto anche lui in basso a sinistra. E lo spostiamo 10. Spostiamo un po' dai bordi. Aggiungiamo infine... Ok, il logo di Extra, okay, che questa volta se ne va in basso a destra. Uh, lo stiamo anche lui, questo un po' di più. Okay. Allora, eh, non diamo opacità a questi loghi, salviamo e andiamo a vedere eh, se siamo se sono riuscito a creare qualche cosa. Quindi torniamo nei background, apriamo questo. Allora, uh, come potete vedere uh, ho anche la possibilità, avendo questa immagine, di fare dei ritagli al volo, essendo questo un componente DAM del, uh, del PIM, quindi Digital Asset Management. E possiamo scalare o ridimensionare in base alle, alle, a delle dimensioni, definire le DPI, eh, scegliere il formato eccetera. In questo caso io lavorerei sulla parte, eh, parte tame, quindi formato verticale che vado a scaricare, allora condivido la mia cartella di download. Eccolo qua arrivato. Ecco questo è il formato centrato sul centro dell'immagine perché qui c'è la signora con eh, l'ombrello. Eh, se dovessi andare a prendere invece, impostare direttamente un punto focale, quindi sposto invece che sulla donna da quest'altra parte, su questa lampadina qua, eh, salvo ovviamente e ricreo la mia thumbnail ok ecco la seconda versione abbiamo l'altra persona quindi questa qua non esiste più non vale più tutti i miei eh, tutti i, i miei output channel recepiscono la nuova la nuova versione ok uh, Proviamo adesso invece a utilizzare i watermark, download ok, vediamo questo, aggiorniamo, ecco la versione 2, ecco i due watermark, Grusp ed Extra leggibili entrambi ok. Um. Altra cosa interessante che per lavorare sulle, um, sulle immagini sono il riconoscimento uh, dei volti. Allora, sto trascinando un'immagine, un, anzi una cartella con due immagini all'interno della parte asset, eh, stato lo, ovviamente sono il locale, ho caricato, ho caricato una cartella con... Uh, un gruppo di persone e una persona. Il sistema ha identificato il volto e ha posizionato il punto focale al centro del volto. Nel caso in cui dovessimo avere una compricola di persone, ci sono cinque volti, il sistema, non so se riuscite a vederlo, ma ha posizionato, faccio rivedere da qua, ha posizionato... Il eh, punto focale eh, nel baricentro, quindi ha fatto il baricentro di questi volti, di modo che nel momento in cui io vado a fare dei tagli, si cercherà di, non, eh, di, eh, di far vedere più persone possibili. Ovviamente, eh, nel ritaglio verticale, probabilmente qualcuno verrà eh, ritagliato e in quello col watermark, probabilmente no ma questo dipende dalle dalle dimensioni uh, andiamo a vedere allora vediamo questo verticale ha cercato di salvare il, il più possibile ecco in questo li ha presi li ha presi tutti quanti vedete sotto l'overlay riusciamo a leggere eh, tutti quanti i loghi ok allora, um, direi di chiudere sulle immagini. Eh, eravamo rimasti eh, un attimo indietro eh, sul, eh, sul data model, stavamo guardando che non avevo creato nessun, eh, nessun repository perché eh, li creiamo adesso, volendo simulare un data ingestion. Allora, faccio vedere lo strumento che utilizziamo data hub repo import allora ve lo allargo un istante ok eh, a parte il fatto che sia attivo la descrizione eccetera perché potremmo averne tanti eh, l'idea qua è un uh, di avere un data model che viene riempito da uh, più da più fonti, quindi parte delle informazioni arrivano dall'IRP e gli esseri umani non le toccano, parte delle informazioni arrivano dal PML e altri da qualcun altro, quindi abbiamo più strumenti che vanno a insistere sullo stesso oggetto. Per cui le sorgenti di dati sono tante: um, possono essere SFTP, ci cioè andiamo a prendere un file da qualche parte, uh, potrebbe essere un asset esattamente di fianco alle immagini che abbiamo visto prima. Potrebbero essere un upload estemporaneo, facciamo una roba una volta sola, la carichiamo direttamente da qua. Uh, push molto interessante perché questo ci permette di uh, definire un API key e un entry point in cui un sistema terzo ci pusha un file di qualsiasi formato. Quindi abbiamo un'integrazione che uh, viene fatta praticamente in tempo reale. Immaginate un, uh, uno script, ecco. Questo è un esempio reale eh, in ascolto su una coda che quando riceve un, un messaggio poi lo sputa direttamente qua dentro. Abbiamo un'integrazione fatta e finita. In questo caso, in questa demo, uh, ho creato una, uh, un API con Mokaru, che adesso andiamo a vedere, che mi genera uh, 150 uh, repo. Uh, se non lo conoscete, vi faccio vedere. Uh, questo è Mokaru. C'è un sistema per definire tutta una serie di, di campi. Non sto a entrare nel dettaglio. Uh, possiamo definire i formati. Benissimo, JSON. Quello che viene fuori è una roba di questo tipo. Uh, informazioni che poi mi servono per creare il nome, descrizione, eccetera. Uh, qua uso uh, Pixel Photos che permette di, delle, di prendere delle foto casuali, tutta una serie di informazioni, qui creerò un array di eh, contributors e di eh, linguaggi. Ok? Quindi andiamo a provarlo. Anzi, vi faccio vedere ancora come funzionano i settaggi. Eh, in questo caso vado a prendere una preview, come vedete qua sta caricando, ha fatto la query sono tutta una serie di dati che io adesso vado a mappare. Okay. Allora, eh, definisco il resolver, ovvero là, eh, dove andiamo a posizionare questi dati, li mettiamo all'interno della classe repository, ma potremmo metterla, vado un po' più piccolo, ritorno a dimensioni normali, potremmo metterla all'interno delle altre classi. Eh, definiamo una strategia, la strategia è attribute, quindi andiamo a recuperare il, un repo che già esiste attraverso l'attributo name, potrebbero essercene altre, se non sono sufficienti, appunto possiamo fare un servizio Symfony e registrare eh, uno strumento e una nuova strategia di caricamento. Eh, stessa cosa, strategia di eh, localizzazione. E poi che cosa deve succedere quando lo trovo, e eccetera. E se abbiamo appunto più processi di ingestion, possiamo decidere se questi devono essere eseguiti in maniera parallela o sequenziale. Eh, parallela se non hanno rilevanza l'uno con l'altro, sequenziale invece se, eh, per esempio, sto creando un repo e per cui devo metterci prima un certo tipo di informazioni, poi un altro, eccetera. Uh, mapping, ecco questa è la parte interessante perché per ogni campo o gruppo di campi andiamo a definire eh, come aggregarli, come trasformarli per andare all'interno della parte, eh, all'interno del nostro data model. E in questo caso ho uh, in sorgente tre campi che si chiamano contributor 1, 2, 3 e 4 che con una serie di trasformazioni, eh, in questo caso è il caricamento come data object in base all'attributo nome dello sviluppatore, il risultato che mi trasforma queste tre stringhe, anzi questo array di tre stringhe, in un array di oggetti. Ecco qua mi sta facendo già vedere che a lui è individuato paperina, non la papera e qualche, qualche cos'altro. Le trasformazioni sono tantissime, quindi combinazioni, si può um, convertire in array booleano, eccetera, trasformare in immagini, anzi questo ve lo faccio vedere perché l'immagine, ecco cosa succede, eh, gli andiamo a dire che quello è un URL e che eh, lo deve mettere in una cartella repo, che è questa qua, che adesso è vuota, e eh, appunto lo deve salvare, questo è il nome, ed è, va a finire all'interno, poi una volta salvato l'asset, la referenza va salvata all'interno del campo image del nostro repo. Uh, fatto questo, possiamo andare a definire un... Uh, Uh, L'esecuzione, che può essere manuale, stemporanea una volta sola, oppure ricorrente e si va a definire in che, eh, in, che, in che giorno della settimana, in che ora deve essere eseguito. Adesso io lo faccio partire, eh, in realtà non è, uh, è un processo parallelo, quindi c'è uno script che viene mantenuto in vita da uh, Supervisor e a un certo punto inizierà a, a scaricare teoricamente passa eh, questo è impostabile da una volta ogni 5 minuti ogni 10 minuti o una volta al minuto questo permette poi eh, di poter chiudere l'interfaccia e mh, lavorare su altro poi il sistema si occuperà di portare all'interno della piattaforma tutte le informazioni ecco adesso è partito St ha elaborato sta elaborando il json che è di 150 item nel frattempo proverà di scaricare anche 150 immagini le salverà farà tutte le referenze eccetera ok è andato uh, abbiamo un, uh, un login import uh, qua ci dà delle informazioni, questa ho cliccato, è la, diciamo, il pezzo di uh, JSON che ha generato quel, uh, quell'entry, entry che possiamo andare a vedere, è questa qua, okay. ha, creato, uh, ha creato appunto il repo. Con tutte le informazioni dove volevamo. Uh, questa è una referenza. Tant'è che se io clicco qua mi aprirà Mini. Questa è una referenza. Tant'è che se io clicco qua mi aprirà l'immagine da cui posso scaricare la thumbnail, eccetera. Uh, ok, abbiamo delle statistiche Star Force eh, Watchers, abbiamo i linguaggi utilizzati e abbiamo chi ha contribuito a sviluppare. Questo bellissimo progetto. Eh, se siamo fortunati, abbiamo anche qualche errore, magari. Ok. Ok, non è riuscito a scaricare tre immagini quindi andremo in qualche modo a, a, a capire perché non è riuscito. Sicuramente, eh, ci sono tre, ehm, tre repo che non hanno immagini, benissimo, eh, non è un problema ok allora andiamo a vedere a questo punto la nostra cartella repo aggiorniamo sono un sacco di immagini stessa cosa mi aspetto di trovare ecco sono 147 perché appunto abbiamo avuto tre errori, stessa cosa nei repo, ecco qua, abbiamo 150. Una cosa interessante che possiamo fare è um, andare a definire meglio questa griglia, ci sono un sacco di informazioni che non ci interessano, altre invece che ci interessano. Allora si gestisce da qua, per esempio non sono interessato... A queste eh, in realtà sono interessato all'autore sono interessato ai linguaggi e ai collaboratori ok ecco come come è cambiato eh, la cosa che è utile è che qui si possono fare eh, query ricerche filtri eccetera eh, Altra cosa molto utile e interessante è tirare fuori delle informazioni dalla, dalle, dagli oggetti correlati. Per esempio, eh, voglio fare il renderer di un'immagine che chiamerò foto. Ok. Eh, immagine che andrò ad estrarre. Quindi dal campo foto del mio uh, autore correlato. Bam! Eccolo qua. Vedete che già compare in anteprima. Lo metto subito qui. Apply. Quindi abbiamo una serie di, eh, di informazioni sull'autore eccetera eh, possiamo fare delle query in maniera eh, molto semplice per esempio eh, voglio tutti i repo creati da nonna papera ecco qua eh, qui abbiamo tutti i progetti sviluppati da eh, nonna papera Potremmo andare per esempio a vedere anche in collaborazione con eh, il nipotino. Ecco qua. E vediamo se Paperino e nonna Papera hanno fatto un progetto in PHP. Ovviamente posso fare la ricerca anche da qua, fossero, eh, fossero molti. Ok, questa è la, uh, è la ricerca che abbiamo ottenuto. Da qui poi possiamo fare eh, esportazioni che magari poi eh, andiamo a lavorare e reimportiamo lavorati da un'altra parte. Uh, a questo punto direi di parlare di uh, output channel, in particolare uh, GraphQL. Torniamo in Data Hub, questa volta dal punto di vista delle esportazioni. Allora, prima cosa, si definisce uno schema. Lo schema eh, riguarda uno o più entità, in questo caso le mettiamo tutte e tre perché comunque sono relazionate. E possiamo, anzi dobbiamo andare a decidere di tutte le informazioni quali possiamo esporre e quali no. In questo caso mi interessa più o meno tutto. Okay. Quello che non mettiamo qua non sarà eh, assolutamente disponibile. E eventualmente si può, nella stessa maniera, decidere di eh, implementare delle mutation, quindi la possibilità di scrivere su dei, campi, eh, su, su dei campi specifici, quindi magari lettura alcuni campi in scrittura degli altri. Eh, oppure possiamo dare accesso in, in generale a, a tutti gli oggetti del sistema, eccetera. Andiamo a definire una, una security. Uh, di base funziona con uh, un unico metodo, che è quello del, dell'API key, eh, che viene mandata in, uh, nel, nel leader dell'intestazione, nell'intestazione delle richieste. Anche qua, se abbiamo bisogno di aggiungere eh, della sicurezza lo possiamo fare creando un servizio e iniettarlo in, in, questo, in questo sistema. Possiamo anche andare a ritagliare quali sono le parti quindi sia del nostro albero degli oggetti che del, degli asset che andiamo a pubblicare. Perché abbiamo detto sì che possiamo accedere a tutte le informazioni degli sviluppatori, ma magari abbiamo una cartella sviluppatori privati che, a, cu a cui non vogliamo. Permettere di accedere, uh, facendo tutto questo, noi abbiamo uh, a disposizione già in questo momento uh, delle, delle API che possiamo utilizzare e possiamo dare anche a dei system integrator esterni, o noi stessi, se siamo poi quelli che vanno a fare il lavoro, per lavorare direttamente in piattaforma. Abbiamo un playground che vi faccio vedere, ok. Eccolo qua. Uh, Playground che uh, ha incorporato una documentazione con anche gli schema, e che oltretutto ha un autocomplete che ci permette uh, dopo un po' di non dover andare a leggere la, uh, la documentazione. Allora, provo ad aumentare un po' il carattere, vediamo se si vede meglio ok uh, proviamo a iniziare a fare una query facciamo la get vedete qua abbiamo l'autocomplete chiediamo tutti uh, chiediamo tutti i repo voglio vedere soltanto quanti sono perfetto allora Molto bene. Allora, get vedere a questo punto la uh, la documentazione. Allora facciamo get repository listing. Chiediamo Uh, la, tutti quelli che sono allora chiediamo i primi, i primi dieci, anzi, facciamo i primi due. Uh, a partire da zero, ok? Chiediamo. Vediamo, togliamo lo schema. Allora, probabilmente ho uh, un errore di cui Aspetta, Ok, andiamo a salvare questo. Ok. A questo punto andrei a prendermelo dalla uh, dalla history. Ok. Allora, probabilmente ho un sacco di... Uh, eccoli qua, ho i dati, poi questo, questa, um, questa parte me la indagherò perché sono curioso perché mi si rompe, eh, mi si rompe proprio in diretta. E, ecco, come vedete, al di là... Uh, del messaggio di errore che mi viene dato non vorrei fosse dovuto all'immagine all mancante, ma non credo uh, uh, vedete come posso andare a selezionare uh, ogni elemento della mia, uh, della mia base dati e a questo punto è lo sviluppatore che decide quali sono le informazioni che mi interessano il dal punto di vista della, uh, del PIM abbiamo esposto tutta una serie di informazioni qua invece andiamo ad elencarne eh, solo, quello che, solo quello che ci interessa ecco. Ok. Uh, possiamo ragionare anche sul, sugli autori per esempio e quindi andare a definire del mio sviluppatore quali sono le informazioni che, eh, che mi interessano tipo name ok questo è il nome del mio sviluppatore uh, posso andare a prendere anche allora questa non è quadrata ma è verticale E posso andare a prendermi anche uh, l'altra immagine che si chiamava uh, Watermark. Okay. In questo modo, vado a definire uh, degli alias. Per cui, se full path non mi piace, uh, la chiamo principale. Vedere come viene fuori, ok, principale verticale. Eccetera. Abbiamo eh, gli indirizzi delle immagini eh, originale, verticale e ritagliata. Okay. Eh, stessa cosa la possiamo fare con, eh, con la foto dell'autore. Adesso vi faccio vedere, ok. Nel momento in cui devo fare copy and call mi viene un po' fastidio, quindi quello che si può fare in GraphQL è eh, definire un fragment, quindi lo chiamo img, img che è basato sul, uh, sugli asset e fondamentalmente fa sta roba qua. Allora, quindi andiamo a dire image, img e stessa cosa per l'immagine. Ok. Quindi quello che vediamo è un autore con le sue, uh, le sue foto. Uh, dal momento che abbiamo l'autore, possiamo anche andare a prenderci uh, i contributors. Ok, eh, ecco, ancora una volta potrebbe venirci in aiuto il fatto di avere un fragment. Quindi, eh, che chiamo dev. Questa volta è sull'oggetto dev ed è questa roba qua. Ok, e invece che essere così sarà un dev così come questo. Ok. Facciamo run. Eccoli qua, abbiamo uh, il nostro report con l'autore con i contributors che sono questi. Uh, se dell'autore vogliamo tirare fuori anche l'id, basterà scriverlo qua dentro nel fragment e poi abbiamo il tutto. Allora uh, vediamo un po' perché secondo me abbiamo fatto e. Vi lascio un po' di riferimenti, uh, repository, abbiamo le docker image di Pinker, così potete iniziare già da oggi pomeriggio a giocarci, la documentazione e informazioni relative su tutti i prodotti che abbiamo utilizzato adesso. Direi che adesso, volendo, abbiamo uno spazio per le domande, perché il, il talk è finito. Vi ricordo di votare, di andare sul sito che vedete in sovraimpressione, perché lì poi lascerò uh, queste, uh, queste slide in cui potete soprattutto avere i riferimenti ai prodotti che abbiamo utilizzato. C'è stato anche l'intoppo della diretta, quindi direi che abbiamo avuto tutto. Benissimo Lorenzo, grazie per, per il tuo talk, vi invito nuovamente a votarlo. e Passiamo velocemente alle domande perché già siamo andati un po' lunghi e dobbiamo andare in pausa. Una Perfetto. cosa che volevo chiedere io rapidamente è eh, se queste configurazioni che ci hai fatto vedere, che si operano direttamente in piattaforma, è possibile non so, tracciarle, condividerle, e portarle in produzione. Sì, certo. Um, quello che succede sotto il cofono è in realtà che uh, Pincor uh, crea dei file di configurazione in formato YAML o, uh, o addirittura in, uh, o, o in JSON. Quindi abbiamo dei file di testo che descrivono quello che abbiamo fatto, la configurazione del data model, piuttosto che la configurazione eh, del tracciato API. Eh, la configurazione delle pipeline. Tutte queste informazioni possono, anzi devono essere eh, salvate su git condivise e soprattutto servono nel momento del deploy eh, perché gli script di manutenzione vanno a creare, eh, manipolare il database, eh, invalidare eventualmente le, le cache per quanto riguarda le, le immagini create, se è stato cambiato, eccetera. Inoltre eh, ci permette di evitare... Conflitti, nel momento in cui siamo più sviluppatori a lavorare sullo stesso progetto. Ok, grazie. Poi c'è un altro partecipante anonimo che chiedeva dei siti e dei riferimenti di documentazione per iniziare con, con Pimcore, che penso siano quelli che hai dato nella slide finale. Sì, eh, questi qua. Esattamente, quindi già... Esatto, hai visto hai risposto eh. nel momento, quindi insomma possono consultare le slide che mettere a disposizione su su JoinDean. detto questo se avete altre domande potete farle a Lorenzo ma anche a Roberto direttamente eh, nella, nella zona riservata alla chat vi ricordo quindi di votare il talk su join e di visitare la la expo area eh, su, su opin allora, vi saluto per il momento eh, vi do appuntamento fra un quarto d'ora dove mi sostituirà eh, Alessandro Cappellozza prendete un buon caffè mm, interagite eh, interagiamo, interagite nell'area nell adibita allo scopo e ci vediamo alle 11 e un a dopo, eh, grazie nuovamente Lorenzo buona giornata grazie a voi, ciao buona giornata